Il giorno dopo l'ennesimo e forse più duro scontro a distanza tra Berlusconi e Fitto, il gruppo di parlamentari vicini all'europarlamentare pugliese è compatto nel rispedire al mittente ogni accusa e critica. Beh, noi andiamo avanti sulla nostra strada, gli strappi continua a farli Berlusconi in maniera immotivata. Diventa talmente comico ascoltare, 15 giorni gli dà forse alla sua cameriera se li vuol dare, non si rende conto di quel che dice. Perché dice non si rende conto che ha a che fare con gente che è lealissima, lo è stato sempre, di gente che esprime le proprie opinioni e vuole che queste vengano rispettate. Non ci pensate proprio ad uscire da Forza Italia? Assolutamente no. Continuiamo ad essere leali e coerenti e vorremmo che la lealtà, la coerenza e il rispetto che rinnoviamo al presidente Berlusconi rappresentino un elemento di forza. È nelle cose di un partito che in tutti i casi prevede la molteplicità delle voci, un maggiore coinvolgimento di tutte le sensibilità interne a Forza Italia. Presente all'incontro dei parlamentari di Forza Italia anche l'onorevole Sisto. Ieri lei era l'unico parlamentare pugliese, diciamo vicino a Fitto, presente a questa riunione. Una presenza che vuol dire qualcosa? Presidente della Commissione Affari Costituzionali, c'è un obbligo istituzionale di essere presente, mi sembra che questo fosse assolutamente doveroso, indipendentemente poi da quelle che sono le idee di cui ciascuno si fa propulsore.